Giorgio Vitari, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro posto delle parole per farci incontrare la sua nuova scrittura pubblicata da Neos, Il procuratore, la caccia e la preda. Ecco, quale situazione è migliore, essere cacciatori o essere preda? Chi lo può dire? Cominciamo Giorgio Vitari dall'immagine di copertina, perché già l'immagine con gli elementi inseriti ci portano a respirare l'aria del suo nuovo romanzo. Che cosa ci dice questa immagine con la finestra col vetro rotto? In fondo sullo sfondo una volpe in attesa del suo destino. Insomma, è una fantasia del grafico, per la verità, con la quale ha interpretato il titolo. Il titolo, se lei ha ricordato, La caccia e la preda, in realtà è un titolo mutuato da un noto professore di procedura di diritto processuale penale, che negli anni 60 aveva scritto un saggio nel quale affermava che più importante la caccia della preda, in altri termini, dal suo punto di vista, è più importante il rispetto delle regole piuttosto che ottenere il risultato della caccia, cioè acchiappare la preda. Insomma, le regole sono il vero valore, non il risultato. Quindi è esattamente il contrario dell'espressione machiavellica: il fine giustifica i mezzi, in sostanza. Ovviamente questa è un'espressione però comprensibile, del tutto comprensibile, se messa in bocca o nella penna di un professore di procedura penale. Crea dei problemi maggiori se deve diventare la regola, no? L'importanza della caccia rispetto alle regole, rispetto al risultato, pone maggiori problemi se poi dovesse diventare la regola principale di un procuratore della Repubblica, cioè di chi al mandato da parte dello Stato, quindi della collettività, a reprimere, a scoprire chi ha commesso dei reati e a reprimere queste condotte trasgressive. Quindi conta molto il risultato, insomma, per il procuratore della Repubblica. Lei parla con cognizione di causa, Giorgio Vitari, perché vorrei ricordare ai nostri ascoltatori: lei è laureato in giurisprudenza, assistente universitario, ha poi superato l'esame di Stato per svolgere poi la funzione di avvocato e poi è entrato in magistratura. E oggi non è più in magistratura, è nel periodo, come viene detto nel pubblico, di quiescenza, vero? Questa parola che esce ogni tanto dall'ambito pubblico. Come si sta in quiescenza a fare lo scrittore, Giorgio Vitari? Sono due cose diverse. La quiescenza, per la verità, mi suona un po' sinistra, se devo essere sincero, un'espressione non proprio lieta, ma fare lo scrittore invece è più dinamico, è più interessante. Le dirò, non tanto nel momento in cui si scrive, anche, ma nel momento in cui si elabora una trama che poi deve essere trasformata in pagine scritte e si va in giro dopo la pubblicazione a presentare il proprio lavoro e a spiegarlo, a confrontarsi con i lettori o i potenziali lettori. Questi sono aspetti molto, molto interessanti, occasione di conoscere, di incontrare, di confrontarsi. Questo devo dire mi piace. Certo, non può non piacere, anche perché è un confronto molto bello sia con i lettori sia con quelli che mai hanno letto un suo romanzo e possono avere la possibilità, quindi la curiosità di cominciare a leggere. E poi diciamoci anche una cosa: con lo sguardo di uno scrittore le presentazioni possono anche essere occasione di scoperta di un argomento da inserire poi nella trama di un romanzo. Le è mai successo? Può sembrare che voglia essere in qualche modo compiacente nei confronti della sua trasmissione e di questo suo gentile invito, ma inteso questo come occasione di presentazione, ma andando a guardare le sue altre presentazioni recenti,
ho trovato uno spunto per quello che potrà essere il mio prossimo romanzo, o comunque una chiave, no, di racconto per il mio prossimo romanzo, in un'intervista che lei ha fatto in merito a una filosofa che io non conoscevo, ma questo vuol dire poco perché non ne conosco veramente poco, ma comunque Maria Zambrano, lei certamente ricorderà. Maria Zambrano è Il pensiero dell'Occidente, pubblicato da Mimesis. Straordinaria, esatto. Figura questa che è stata raccontata da Lorenzo, certo. Marotta. Esattamente, ho sentito la sua intervista, mi era molto interessato, ho cominciato mentre aspettavo il collegamento a documentarmi su Maria Zambrano, i rapporti tra Eros e Logos, molto interessante, anche perché adesso non voglio finire a parlare per il prossimo romanzo che ancora è solo in testa, non ho scritto una riga, ma in cui le dirò il buon Rotari, Francesco Rotari, protagonista dei miei romanzi, magistrato, procuratore della Repubblica, diventa in realtà un antagonista, perché ci sarà invece un altro personaggio, la vera protagonista sarà una donna che si contrapporrà al Rotary, e vorrei questo in effetti tradurlo in modo, spero, non noioso, un rapporto tra appunto Eros e Logos, in cui Logos è un principio maschile ed Eros è un principio femminile. E quindi ci sarà un confronto fra questi due personaggi, fra questi due principi di visione del mondo. E ma adesso andiamo all'oggi, certo. A trovare questo Rotary che da accusatore può passare da accusato, no? A cambiare posizione ci vuole a volte e ci vuole molto poco. Ma questo libro comincia nel 1977. Chi ha memoria di quegli anni sa che erano anni molto complessi, molto, molto difficili, in Italia soprattutto, e questo romanzo si apre con due ragazzi che si salutano. La ragazza viene accompagnata sulla porta di casa del suo piccolo alloggio e il ragazzo la saluta, e qui subito sentiamo l'aria di quel tempo, perché arriva il periodo, come viene raccontato da Giorgio Vitali proprio nelle prime pagine, il periodo molto turbolento della vita politica, dell'attività terroristica, i movimenti di lotta continua, le Brigate Rosse, quando a quel tempo venivano chiamate ancora le sedicenti Brigate Rosse. Ora, quanto conta Giorgio Vitali entrare in quella che non è altro che la storia italiana, per poi entrare nell'altro terreno della finzione e metterli insieme? Sì, come lei ha detto, le prime pagine del romanzo, ma il tutto si esaurisce in un paio di pagine, rievocano un momento storico, una situazione in particolare, una realtà terroristica, non tanto del Brigate Rosse quanto Prima Linea. Molto presente a Torino, molto attiva a Torino, in Piemonte, in Lombardia, raccontando, narrando di un episodio, o comunque della preparazione di un episodio criminale, una rapina per autofinanziarsi. Poi dopo queste due pagine si balza di 16 anni. Si va nel 93 e nel periodo 93. Di un mese, praticamente dal 17 sì. novembre al 20 novembre, tutto quanto si decide, tutto quanto si conclude, forse la lasciamo scoprire i nostri ascoltatori, ma perché la scelta di Aristica per il suo romanzo? Ma in realtà le dirò, questo è un romanzo che in qualche misura è autobiografico, forse come anche gli altri, però una dimensione diversa, c'è un'autobiografia emotiva. Io sono nato nel 48, nel 68, quando mi sono iscritto all'università, avevo 20 anni, lei può capire, quindi ho vissuto un percorso politico che non mi ha mai portato fortunatamente verso Prima Linea o altre organizzazioni del genere, però un certo percorso politico. Poi la storia è cambiata, ha preso un'altra direzione con gli anni, la sensibilità, la mobilitazione sono cambiate,
personaggi, quindi anche i personaggi di questo romanzo, cambiano. Cambiano modo di vedere le cose, cambiano la gerarchia dei valori cui, nei quali credere. È un po' anche questo romanzo, è anche il racconto di questo cambiamento, una vivisezione di questi sentimenti, di questi umori. Adesso non voglio e non posso dire di più per non svelare l'intero romanzo, ma mi sono un po' riconosciuto in questo cambiamento, in questo percorso. E l'ho vissuto nello scrivere, nel narrarlo, nel confronto fra personaggi, quindi Rotary e altro personaggio del romanzo, nel confronto ho un po' messo in discussione un po' anche la mia storia, il perché sono partito da una certa posizione per poi modificarla, inevitabilmente arrivare ad altre. Come tante altre persone in tante altre occasioni, basti pensare ai cambiamenti di orientamenti dopo la caduta del fascismo, no? Prima c'erano personaggi dichiaratamente convinti, iscritti, militanti nel partito fascista, addirittura magari nella Repubblica Sociale, e dopo, un anno dopo, si ritrovano in formazioni politiche o in comportamenti completamente diversi e opposti. E il nostro sostituto procuratore Rotary ha un bel da fare anche in questa storia, perché qui in sostanza c'è un delitto, bisogna fare l'indagine, e fare l'indagine è sempre molto difficile, no? Per non arrivare a quella definizione che dice che si brancola nel buio, ma normalmente è la polizia che brancola nel buio, come se gli altri invece avessero sempre la luce. Rotary invece porta avanti con mille difficoltà, perché forse mai, come negli altri romanzi, questo Rotary ha diverse persone che gli sono contro Giorgio Vitali. Come mai? Sì, certo. Ricordiamoci che nel 93 stiamo vivendo la fase calante del processo Mani Pulite. La fase calante intendo come seguito da parte dell'opinione pubblica, come enfatizzazione del lavoro dei magistrati. C'è stato nel 92, all'inizio del 93, molta attesa, molto favore nei confronti dei magistrati, per poi, forse in modo non del tutto disinteressato, cambiare registro, no? Ma i magistrati forse esagerano, ma i magistrati stanno utilizzando degli strumenti non propri, addirittura stanno forzando le situazioni. E quindi suicidi, eccetera, eccetera, fanno un abuso anzi delle misure cautelari, cioè del mettere in galera le persone, ne abusano per farle confessare. E Rotary risente di questo clima che sta cambiando, perché accusa un personaggio di spicco, comunque sensibile, chiamiamolo così, e le sue accuse vanno a infrangersi contro un muro di prove contrarie, e allora viene messo sotto accusa a sua volta, ma non in modo formale, però insomma il procuratore della Repubblica, diciamo così, che gli tira le orecchie parecchio. I giornali, le fonti informative così lo attaccano, scaricano su di lui questo atteggiamento dell'opinione pubblica che sta cambiando rispetto al ruolo dei magistrati, e quindi si trova in un angolo, si trova effettivamente in difficoltà, insomma colleziona una serie di nemici, tuttavia anche qualche amico. Lei poco fa parlava di cambio del clima, no? Cambia il clima, sì. Ma non si riferiva al clima meteorologico, mentre il clima meteorologico qui è molto presente, perché siamo a novembre-dicembre e lei ogni tanto ci fa vivere anche il tempo meteorologico, quando ancora c'era la nebbia e le giornate erano fredde, almeno le giornate di novembre. La situazione, anche quella, è cambiata. Anche la situazione è cambiata, chissà se Rotary riuscirà a cambiare la situazione e portare a termine questa storia. L'ultima parola di questo romanzo, vi svelo il romanzo, non abbiate paura, la parola ultima è finita,
non sappiamo in che modo questa parola venga posizionata all'interno di questa narrazione. Sarà veramente che la storia è finita, oppure si riferirà ad altre cose? Lo possiamo scoprire solo leggendo il nuovo romanzo di Giorgio Vitali, pubblicato da Neos, Il procuratore, la caccia e la preda. Nei ringraziamenti lei scrive che ha avuto diverse collaborazioni dalla polizia scientifica ad altri ancora. Tutto questo per sottolineare una cosa importante, che un romanzo è un romanzo, ma deve essere preciso e in tutte quante le sue forme narrative, anche nei dettagli. Che ne dice? Assolutamente sì. Questo è un po' la cifra del mio modo di raccontare le cose. Insomma, ho la tendenza, ma è un'abitudine mentale, no? Dopo 41 anni che ho fatto il magistrato, a essere preciso nelle cose, perché comunque la precisione ha un suo valore. E quindi ho chiesto, ottenuto, anzi con molta cortesia, questa collaborazione su materie scientifiche, appunto della polizia scientifica, ma non solo, relativamente alla ricerca del DNA, collaborazioni che sono state preziose. Insomma. Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Oh, guardi, non vorrei deluderla, ma è il prossimo che voglio scrivere, quindi mi si passano le notti a pensarci su. E quindi quando si scrive un romanzo non si ha giustamente il tempo di leggere. Grazie davvero, Giorgio Vitali, del tempo che ci ha dedicato, e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata.